Sia lodato Gesù Cristo. È la prima domenica dopo la Pasqua. La sera del Venerdì Santo c'era tra i discepoli di Gesù un grande sconforto, una grande delusione. Lo dicono chiaramente i Vangeli. Tutti pensavano, ci siamo illusi, è stato un bel sogno, ma è finito. Il sogno è finito nella tomba, con Gesù. Ma Gesù era Dio. Dio fatto uomo, per amore di ogni uomo. E la sua morte era una divina avventura di amore per riaccendere l'amore nel freddo della storia dell'umanità. E il terzo giorno risuscitò. È l'unico caso della storia, perché unico è il personaggio. Ma all'inizio nessuno voleva credere a questo fatto troppo nuovo, troppo inatteso, troppo fuori da ogni schema. Infatti, grande confusione e grande emozione ci fu al mattino di Pasqua. Le donne corrono per prime al sepolcro con l'intenzione di completare la sepoltura del cadavere. Ma il cadavere non c'era più. Due angeli le scuotono dicendo: «Ma perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea». E le donne corrono al cenacolo per raccontare tutto agli apostoli, i quali ancora sono sotto shock per il venerdì della Passione. Anche Maria Maddalena va al sepolcro e piange e non riconosce Gesù, notatelo, non lo riconosce perché Gesù ora non è più riconoscibile con il solo sguardo umano, ora vive un'altra vita. E Maria Maddalena domanda a Gesù: dov'è Gesù? Gesù allora la chiama per nome e Maria Maddalena riconosce il Signore, il quale le dice: non mi trattenere, ma va dai miei fratelli. E Maria Maddalena va dagli apostoli, ancora increduli, ma turbati dalle incalzanti notizie provenienti dal sepolcro vuoto. Decidono di mandare Pietro e Giovanni al sepolcro. Arriva per primo Giovanni e si capisce, era più giovane, quindi camminava più veloce, e aspetta rispettosamente Pietro prima di entrare. Giunto Pietro, entrano insieme e Giovanni vede il lenzuolo e i lini intatti ma afflosciati, sgonfiati, senza più il corpo dentro. Ed erano nello stesso punto in cui li aveva visti nel pomeriggio tardo del venerdì. Vide, capì e credette. Gesù risorto intanto è già in cammino per le strade del mondo. Va e entra nel cenacolo e si presenta con le ferite nelle mani, nei piedi e nel costato. Sono la firma di un amore irrevocabile. Come parlano quelle ferite? Anche oggi, anche a noi, anche in questo momento. Gli apostoli le videro per primi e forse in quel momento si aspettavano un rimprovero. Se Gesù avesse gridato, avrebbe avuto tutto il diritto. Se avesse detto: vigliacchi, mi avete lasciato solo, traditori, mi avete abbandonato, non meritate nulla. Se avesse detto così, chi avrebbe osato contraddirlo? E invece Gesù dice, notate, come il Padre ha mandato me, così io mando voi. C'è da restare sbalorditi. Gli apostoli potevano dirgli: Gesù, guardaci in faccia, guarda chi siamo. Come puoi inviarci nel mondo in nome tuo? Gesù, noi abbiamo paura, paura di tradirti ancora. Ma Gesù conferma le parole: come il Padre ha mandato me, così io mando voi. È il mistero dell'amore infinito di Dio, ma è anche una grande responsabilità per noi. Torniamo al Vangelo. Il Vangelo che dice che non c'era Tommaso nel giorno di Pasqua. Non c'era. Gli apostoli però gli raccontano tutto appena lo incontrano. E notate, la prima evangelizzazione è un fallimento. Tommaso infatti dice: io non credo alle vostre parole.
se non metto il mio dito nelle ferite, io non credo. E Gesù appare agli apostoli con Tommaso 8 giorni dopo. E così parte la catena delle domeniche, fino ad oggi, fino a questa domenica. Gesù non fa una lavata di capo a Tommaso, ma soltanto gli dice con tanta misericordia: Tommaso, metti il dito nelle mie ferite e non essere incredulo, ma credente. La lezione di Gesù era per tutti noi. Se non mostriamo le ferite dell'amore totale e libero e fedele, non crederanno al nostro annuncio. La forza del cristianesimo è l'amore fino al martirio. Ma dove e come possiamo rifornirci di amore? L'indicazione di Gesù è stata chiara. In ogni Eucaristia mi potete incontrare spezzandovi con me. Fate questo in memoria di me significa fate come ho fatto io, cioè amate fino al dono totale e scuoterete l'egoismo incredulo dell'umanità. Ecco un esempio concreto. Un ateo, dopo un lungo periodo di amicizia con Jacques Lévesque, un apostolo, straordinario apostolo del secolo scorso, questo ateo, che era uno scaricatore del porto di Marsiglia, dopo aver osservato per diversi anni il lavoro umile, silenzioso, paziente di Jacques Lévesque, gli disse: io non credevo, ma ora mi permetto di dirti, se Dio esiste, rassomiglia a te. Che belle parole! Perché? Jacques Lévesque aveva presentato le ferite dei chiodi, aveva mostrato a quell'uomo l'amore fedele, l'amore che non ha nessun interesse se non quello di amare. Un altro esempio recente. Il giornalista Augusto Guerriero, che si firmava Ricciardetto, nel 1973 scrisse un libro intitolato «Ho cercato, ma non ho trovato». Ma nel 1979 ebbe il desiderio di ascoltare Maria Teresa di Calcutta, che parlava in una parrocchia romana. Ricciardetto ascoltò la madre e, terminato il racconto, sentì il bisogno di andarle incontro e di baciarle le mani e raccontò: «Baciai le mani di quella donna e pensai quante lacrime hanno asciugato, quante persone hanno confortato queste mani, quanto bene hanno fatto. Poi guardai le mie mani e le vidi vuote, piene soltanto di orgoglio, vanità e rivalità. Mi vergognai e capii improvvisamente che c'è un solo ideale per cui vale la pena di vivere, ed è l'amore. L'amore che per noi cristiani è un comandamento. Facciamolo vedere, vedere dal vivo, vedere con la vita». E tanti ripeteranno le stesse parole. Sia lodato Gesù Cristo.